Campionato a 11, girone C, ottava giornata, la prima contro la seconda, miglior attacco contro miglior difesa, Resaca contro New Speed. Cucchiaio in uscita, e la sbloccata New Speed alla prima vera occasione. Il gol di Marco Rossi, sono 5 in campionato, sono bastati 3 minuti. Poi per Calvo, che col mancino prova a riproporre al limite dell'area, la giocata è passata, attenzione al mancino, deviato. Grande imbucata, può scappare, ancora in velocità New Speed, il tentativo, ancora Cucchiaino. Punizione forte, primo palo, Silva. Rossi passa da Di Modugno che carica il destro dalla distanza. Palla dentro, l'inserimento di Rufo, posizione regolare, può mettere questo tiro cross, nessuno a chiudere sul secondo palo. Buono l'angolo, secondo palo, sbuca! Un giocatore di Resaca che va a pareggiare i conti, sfrutta il movimento da calcio piazzato. Il gol porta la firma di Carlo Ravasi, poi subito lancio lungo a cercare Rossi. Anzi è Tauro che vince il contrasto, si presenta in area con il destro, Nipoti, Foglieni col destro forte che passa sotto la barriera. Avogadro, Foglieni prova ad andarsene via in palleggio, si crea l'occasione per andare col destro dal limite dell'area, strozza troppo il suo tentativo. Da allargare per Romano che si prende tutta la fascia sinistra, va il cross, contrasto in area con Pierro, la palla ancora buona, Romano l'ha tenuta in campo. Guadagna il fondo, crossa malissimo, Silva protegge il primo palo. Una partita equilibratissima tra la prima e la seconda, finisce in pari tra Resaca e New Speed, 1-1. Con Carlo Ravasi di Resaca, Carlo, giocavate contro la capolista, ne esce un pari, secondo te è un punto guadagnato che comunque va bene oppure 2 punti buttati? Purtroppo 2 punti buttati per quanto mi riguarda, meritavamo, l'abbiamo fatto vedere a tutti, loro hanno fatto 2 tiri in porta, hanno fatto un gol dopo 5 minuti per una nostra sciocchezza difensiva, però abbiamo dimostrato che anche quest'anno siamo più forti e dedichiamo al mister comunque il pareggio e tutto quello che abbiamo messo, visto che oggi non era in panchina, però meritavamo per quanto mi riguarda. C'è comunque ancora tempo, il campionato è lungo, la forza vostra oggi è stata aver preso quel gol a freddo ma comunque rimanere in partita e rimontando anche con merito. Sì, sì, ci siamo ripresi subito, abbiamo preso il pallino del gioco in mano e abbiamo fatto girare benissimo la palla, coinvolgendo tutti, quindi ci crediamo, il campionato è lunghissimo, quindi vedremo. Grazie mille, premio di Man of the Match e in bocca al lupo per le prossime. Grazie, buona serata.